Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando oramai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre. Nel Vangelo di questa domenica ritroviamo una tensione non eliminabile tra le cose del futuro che devono accadere e le vicende del presente che alle volte ci sommergono. Nel Vangelo si dice: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga, cioè si predice una fine che sembra imminente, definitiva ed irreversibile. Dall'altra parte, il giorno in cui questa fine potrà arrivare, e sicuramente arriverà, nessuno però lo conosce, nemmeno il Figlio di Dio, perché di fatto l'economia della salvezza è nelle mani soltanto di Dio Padre. Solo Lui è l'unico che sa come andranno e dove andranno le cose. Questo ci dice da una parte la dimensione veramente umana di Gesù, del Figlio, che facendosi uomo diventa come noi un qualcuno che deve in qualche modo credere a Dio. Quindi si fa uomo come tutti gli altri uomini, con tutte le difficoltà che comporta in qualche modo seguire Dio. Ma a differenza di tutti gli altri esseri umani, egli è l'unico con la qualifica di figlio mio, diletto, l'amato, nel quale Dio si compiace. Perché? Perché Gesù si fida in tutto e per tutto della parola del Padre e la compie nella storia degli uomini. L'invito evangelico allora è quello di fidarsi che la storia, in definitiva, è nelle mani di Dio, anche se essa deve affrontare enormi difficoltà, sofferenze o quant'altro. Ma c'è di più. Il Vangelo ci chiede di non spingere la nostra curiosità, che può diventare morbosa e deresponsabilizzante, troppo avanti nel futuro. Conoscere il futuro, se anche fosse possibile, sarebbe un peso per l'uomo più che un vantaggio. La fede invece ci aiuta a camminare con quel tanto di luce per fare il prossimo e piccolo passo nella giusta direzione che Dio sempre ci indica e ci fa conoscere attraverso la preghiera. È sufficiente sapere che nel nostro futuro Dio rimane e non ci abbandona e fidarci di questo, piuttosto che fare calcoli di quali guadagni personali potremmo avere sapendo l'andamento del futuro, delle vicende degli altri o del mondo. Il Coelet saggiamente afferma: c'è un tempo per ogni cosa, e possiamo aggiungere che c'è un tempo per gustare ogni cosa, c'è un tempo per comprendere il significato dello stesso tempo. Ecco, è questo il significato più profondo del Vangelo di oggi. Il tempo c'è dato per maturare nella nostra relazione con Dio. Questa è una relazione che inizia nel tempo, che è iniziata nel tempo, da quando siamo nati, ma è destinata a durare in eterno. Allora sì, se questo è lo sfondo di comprensione del tempo, interroghiamoci pure sul futuro. Non c'è nessun divieto a sapere e a conoscere dove sta andando il mondo. Chiediamo però anche la sapienza di Dio per discernere i segni dei tempi e comprendere di cosa abbiamo bisogno qui e ora, con lo sguardo rivolto alla sua venuta, alla venuta finale, al compimento di giustizia oltre il tempo e lo spazio che è assicurato dalla seconda venuta del Figlio. Solo in questo modo, solo in questa consapevolezza sapremo veramente e chiaramente vedere
che il tempo è del Dio che è, che era e che viene. E allora potremo aggiungere: e nelle sue mani, nelle mani di Dio, e anche nelle nostre mani strette alle mani di Dio, è il futuro. Stavolta sì, non solo il futuro di Dio, il futuro che vuole Dio, ma è il futuro di tutti, di noi con Lui.